Gli albergatori, a Venezia in particolare, sono già in subbuglio e lo sono per quello che al momento è soltanto un piccolo comma di un progetto di legge regionale, ma il suo scopo di sbloccare il mercato degli affitti immobiliari turistici del Veneto ha già messo in allerta gli operatori. Le norme introducono una nuova tipologia di affitto turistico, dove si evince che chi affitti un alloggio senza fornire servizi al turista non compie attività ricettiva e quindi non deve seguire tutte le prescrizioni tipiche delle strutture classiche, prima fra tutte la comunicazione alla questura dei soggiornanti. Si parlerebbe, secondo stime dell'agenzia immobiliare, di circa 30.000 alloggi in Veneto, cifra passibile però di un potenziale rialzo. Ma perché a Venezia in particolare il progetto crea preoccupazione? Gli albergatori hanno paura che si apra una spietata concorrenza con un mercato così liberalizzato, a prescindere che non è chiaro come i nuovi soggetti debbano comportarsi con il fisco, in particolare per il versamento della tassa di soggiorno locale. In Laguna non è come per le località del litorale Veneto, ricche di appartamenti. Per Venezia la liberalizzazione spingerebbe il mercato degli affitti turistici, riducendo ancora più drasticamente gli alloggi destinati alla residenza. Vittorio Bonaccini, presidente degli albergatori veneziani, lo ha definito un sistema molto semplice per incentivare tutto il sommerso e per questo il testo di legge deve essere modificato. Apre la strada continua all'evasione fiscale e rende praticamente impossibile realizzare bilanci statistici sul movimento dei turisti, perché, ancora Bonaccini, potrebbero esserci molte attività che riuscirebbero a sfuggire ad ogni controllo. Ma il progetto di legge, dopo essere stato licenziato dalla Commissione, deve passare l'esame del Consiglio regionale e sarà lì che si vedrà la capacità di fare lobby del comparto turistico veneziano.